Buon pomeriggio, nuova diretta, non ci siamo visti ieri, chiedo scusa, ma la giornata parlamentare è stata abbastanza complicata, per cui non sono riuscito effettivamente a essere online e ho dovuto saltare l'appuntamento quotidiano, ma nessun timore, siamo di nuovo qui. Naturalmente io vi ricordo subito di pigiare questa freccetta dove c'è scritto condividi e di condividere la diretta o eventualmente di condividere il video di questa diretta che resterà online anche nelle ore successive, sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che su questa pagina Facebook che naturalmente su YouTube. La diretta di domani sarà sicuramente nel pomeriggio, io spero di farcela alle 14:30, ma ancora non sono in condizione di esserne sicuro al 100%, per cui poi ovviamente appena saprò l'orario più preciso lo metterò su Facebook e quindi lo saprete. Poi naturalmente c'è la lucina rossa che dice in diretta e quindi al limite mi potete trovare anche al volo. Andiamo subito alle notizie del giorno, insomma, i miei commenti dell'attualità politica. Voglio cominciare con il ministro Toninelli. In realtà chiuderò anche con il ministro Toninelli, ma partiamo dalle cose più serie. Toninelli ha fatto questa sorta di comunicato ieri su Facebook e sapete che su due piedi ha liquidato il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato italiane. L'amministratore delegato Mazzoncini, la presidente Gioia Ghezzi hanno ricevuto il benservito nonostante non fossero in scadenza e nonostante che, trattandosi di una società per azioni, sebbene di controllo pubblico, non si capisce veramente come si possa pensare di applicare lo spoil system, perché lo spoil system uno immagina sia applicabile ai dirigenti del ministero, per esempio, cioè a tutte quelle figure che hanno funzioni appunto di tipo più o meno politico, o comunque di diretta collaborazione con le figure politiche, il fatto che si faccia saltare il capo azienda, la presidente, il consiglio di amministrazione di un'azienda che comunque deve essere gestita su criteri di economicità e lo si faccia senza nessun'altra ragione che quella dell'appartenenza, dice moltissimo, di questo governo. Io tra l'altro vi invito davvero a trovare in rete, sarà molto facile, cioè per esempio sul sito di Repubblica, la lettera che Renato Mazzoncini, l'amministratore delegato di Ferrovie, ha mandato ai dipendenti dell'azienda, perché lui lì descrive con molti dettagli, io adesso non ve li ripeterò tutti, quali sono stati i risultati che sono stati ottenuti in questi anni da Mazzoncini e dal suo team. Io ho preso qualche nota, ma poi davvero vi invito ad andare a leggerla. Mazzoncini dice oggi le Ferrovie dello Stato rappresentano il 2% del PIL nazionale, hanno 81.000 dipendenti, 240.000 dipendenti con l'indotto, dal 2014 al 2018 i passeggeri sono aumentati del 25%, le ferrovie sono il primo operatore ferroviario, le ferrovie italiane in Italia e in Grecia, ma sono il secondo operatore ferroviario in Germania, il terzo operatore ferroviario in Olanda e sono attive in Gran Bretagna, in Francia, in Svizzera e in molti altri paesi. Mazzoncini spiega che si è potenziata la parte di trasporto merci perché anche in linea con gli obiettivi, sapete, di COP21, gli obiettivi dell'accordo di Parigi, si vuole ovviamente spostare più merci dalla gomma al ferro. Quindi devo dire, è una squadra che unanimemente è stata riconosciuta come un team che ha fatto molto bene e i cui risultati sono fuori discussione. Però la decisione è stata una decisione puramente politica e devo dire che, se a ben pensarci, questo governo in realtà ha semplicemente, cioè la cosa che ha fatto di più e meglio è stato occuparsi di poltrone. Se guardiamo a quelli che sono i provvedimenti del governo, finora l'unica legge che è stata che, diciamo, che è in vigore, definitivamente approvata, è quella che proroga i termini sul Tribunale di Bari, quindi un decreto fatto su una situazione molto particolare, molto urgente, ma molto specifica, diciamo, molto ristretta anche territorialmente, riguarda il Tribunale della città di Bari. Il famoso decreto, come lo chiamano loro, dignità, come io penso sia più giusto chiamarlo Di Maio, poi qualcuno lo chiama giustamente decreto disoccupazione, è stato un decreto che ancora non vede la luce, che ha avuto una vita super travagliata perché non c'erano le coperture, non si riusciva a farlo emanare, poi è stato cambiato 1.000 volte e arriverà in aula a Montecitorio soltanto la prossima settimana. E quindi
finché diventerà, sarà convertito in legge, ci vorrà ancora qualche tempo, perché dovrà essere approvato prima dalla Camera e poi dovrà essere approvato dal Senato, probabilmente si arriverà quasi alla metà di agosto. E, però nel frattempo, se guardate, i giornali sono pieni prima di chi andava alla Cassa Depositi e Prestiti, poi chi faceva il capo di gabinetto, poi chi faceva il direttore generale, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale del Ministero dell'Economia. Allora io ti do l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti se tu mi consenti di confermare il ragioniere generale dello Stato, però poi la Lega dice che va bene perché nel frattempo sta pensando a chi mettere alla RAI, quali sono i direttori dei telegiornali. Giornali, e poi però c'è un retropensiero che se quelli delle ferrovie vanno via, la Lega prende al suo uomo da mettere alle ferrovie. Cioè, fondamentalmente è un governo del cambiamento, ma un governo che sta replicando i peggiori cliché sulla lottizzazione politica. E quello che fa specie, soprattutto il Movimento 5 Stelle, no? Quelli dell'uno vale uno, quelli dei curricula, quelli della trasparenza, quelli del merito, no? Quelli per cui la politica erano le pastette degli amici, ma se guardate, l'unico criterio che viene applicato è il criterio della fedeltà alle idee di Casaleggio. Bisogna essere blindati da quel punto di vista e dopodiché, magari se sei nato a Pomigliano d'Arco, hai più facilità ad avere un incarico che se no. E sinceramente tutta questa competenza, e questa trasparenza, questa apertura che, il Movimento 5 Stelle ha sempre predicato come uno dei suoi elementi caratteristici, devo dire la verità, non si vede. A parte che le competenze, io vi ricordo le scene in commissione bilancio della Castelli o anche le ultime esternazioni della ministra Barbara Lezzi sul TAP. Non so se vi siete persi questa chicca per cui lei dice che il TAP non si deve fare perché chi mai metterebbe il proprio asciugamani sul bagnasciuga su un gasdotto? Vabbè, diciamo, questi sono gli argomenti. Per cui bruttissima roba, secondo me, devo dire, non sono particolarmente ispirato. Sempre sul decreto disoccupazione, sul decreto Di Maio. C'è da segnalare che c'è molta maretta all'interno della maggioranza, perché come sapete bene e come era naturale che succedesse, gli imprenditori stanno cominciando a lamentarsi moltissimo. Sapete che Di Maio ha avuto proprio uno scontro frontale con Confindustria, ma adesso cominciano a farsi vive non tanto Confindustria nazionale, che vabbè, è facile, diciamo, fare una polemica con loro perché fanno parte dell'establishment e quant'altro, però nel momento in cui si lamentano gli imprenditori, la Confindustria veneta e la Confindustria dell'Emilia-Romagna, ma quella del Veneto in particolare, capite che per la Lega Nord, anzi per la Lega, li chiamo sempre Nord, la Lega, questo comincia a essere un problema politico molto sostanzioso, per cui ho l'impressione che ne vedremo delle belle anche durante la fase di conversione di questo decreto, perché appunto ci sono tensioni. Voglio ricordarvi già tutto il tema dei voucher, per esempio, che la Lega vuole assolutamente reintrodurre, che il Movimento 5 Stelle non vuole reintrodurre. Oggi ho letto un'agenzia di Di Maio che nel suo solito stile, che davvero è ammirevole per quanto è capace di fare delle capriole, ha detto: no, ma noi non rimetteremo i voucher che sfruttano le persone, ma nel nostro caso sono voucher diversi che riguardano soltanto alcune categorie. Allora, i voucher sono voucher e non c'è nulla da dire. O li metti o non li metti. Lo dice uno come me, che non era favorevole ad eliminarli, io penso che servissero a far emergere il nero, che poi, per quanto fosse aumentato molto il numero dei voucher utilizzati, era sempre una percentuale minuscola delle ore lavorate in Italia, per cui non sono io che mi scandalizzo sui voucher, però il tema è che non sono d'accordo su nulla. E questo disaccordo su tutto lo si vede in varie cose. Vi ricorderete, per esempio, che qualche giorno fa vi avevo segnalato questa intervista di Matteo Salvini alla Washington Post, a questo importante giornale, appunto, che viene edito e stampato ed editato nella capitale degli Stati Uniti.
Salvini era appena tornato da Mosca e, ligio alle istruzioni che evidentemente aveva ricevuto, aveva detto, tra le altre cose, che l'annessione della Corea era stata una cosa giusta e che perché in Corea, della Crimea, chiedo scusa, l'annessione della Crimea era stata una cosa giusta perché in Crimea vivono tanti russi, e poi c'era stato questo referendum e quindi questo andava bene. Ora, questo contraddiceva tutte le politiche italiane, anche quelle espresse dal Ministero degli Esteri, anche quello attualmente in carica, col ministro attualmente in carica, e tra l'altro il governo di Kiev aveva richiamato, aveva convocato il nostro ambasciatore per protestare circa questa dichiarazione di Salvini. Che cosa è successo? È successo che ieri, mercoledì, c'era il question time alla Camera, Laura Boldrini, attualmente deputata di Liberi Uguali, già presidente della Camera, ha posto il quesito direttamente al ministro Moavero Milanesi. E il ministro Moavero Milanesi ha detto: no, la posizione dell'Italia è che l'annessione della Crimea sia stata fatta in violazione del diritto internazionale. Quindi questa è la nostra posizione. Allora ci si chiede: qual è la posizione del governo italiano? È quella del ministro degli esteri? È quella del ministro Salvini, che, attenzione, è anche il vice premier, quindi è sovraordinato in grado al ministro degli esteri. Allora, anche qui non si capisce, non c'è accordo, ognuno va per la sua strada, ognuno dice la sua e, come dire, alla spera in Dio. Altro caso in cui non si è d'accordo è quello evidentemente dei diritti civili. Martedì, Vincenzo Spadafora, il sottosegretario con la delega alle pari opportunità, pensate, pensate, udite, udite, ha convocato tutte le associazioni LGBT, le associazioni che rappresentano il mondo appunto LGBT. E uno dice: beh, buona notizia. Peccato che oggi il ministro Fontana sia andato in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e abbia subito detto che i bambini che nascono in coppie omosessuali non devono essere riconosciuti. Ovviamente perché, tra l'altro, subito Salvini gli ha fatto eco. E la ragione, come dicono loro, è che i bambini hanno diritto, devono avere diritto ad avere una mamma e un papà. Quindi, nascondendosi dietro i diritti dei bambini, tolgono dei diritti ai bambini, cioè la prima cosa che fanno, tolgono diritti a quei bambini di essere riconosciuti, di avere due genitori, bambini che crescono in quelle coppie e che non hanno nessuna colpa di essere nati, per cui non si capisce in quale modo chi dice che vuole garantire i diritti dei bambini lo faccia togliendo i diritti ai bambini. Come ho scritto su Twitter, se non ti aiuta la politica, non ti aiuta neanche l'intelligenza, che almeno ti aiuti la logica, non so, almeno quello dovrebbe servire. Io mi fermerei qui se non fosse che il ministro Toninelli, con il quale avevamo aperto per via del provvedimento che ha appunto cassato, che ha chiuso i vertici delle Ferrovie dello Stato, mi ha fatto l'onore, che non merito, di essere chiamato in causa, perché oggi il presidente del Consiglio Conte e appunto Toninelli hanno detto che non rinnoveranno il leasing del famoso aereo di Renzi, che tutti quanti voi ricordate perché se ne è parlato tantissimo. E tra l'altro lui dice: l'aereo di Renzi non è servito a niente, l'ha preso niente proprio di meno, soltanto una volta Scalfarotto per andare a Cuba. Ora io vorrei chiarire tutta la vicenda e dire che, numero uno, effettivamente Renzi quell'aereo non l'ha preso mai. Numero due, che prima di avere quell'aereo non esisteva un aereo di Stato nostro che arrivasse senza scalo negli Stati Uniti, per esempio. Per cui il nostro Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri che dovevano andare negli Stati Uniti dovevano fare scalo in un'isoletta dell'Atlantico perché l'aereo fisicamente non ce la faceva ad arrivare sul posto. Cosa che secondo me per un paese, diciamo, importante come l'Italia mi sembra un po' una roba strana. Comunque, la ragione per la quale Renzi non ha mai preso questo aereo, e io l'ho preso spesso, non soltanto per andare a Cuba, ma per esempio una volta siamo stati in India, siamo andati a Mumbai e a Delhi, un'altra volta siamo andati in Pakistan, siamo andati a Lahore e a Islamabad, perché serviva questo aereo e mi è servito molto, perché su questo aereo io a spese loro ci portavo gli imprenditori italiani, quindi noi quello che facevamo era riempire l'aereo con centinaia di imprese italiane di tutti i settori, in particolare dei settori delle missioni che andavamo a fare, e questo ci consentiva di portarli in sicurezza, perché per esempio girare per gli aeroporti del Pakistan non è esattamente una buona idea. Io che ero responsabile per queste persone non mi sentivo a mio agio di farli andare con aerei di voli di linea, magari dovendo cambiare due o tre, facendo due o tre scali e poi dovendo appunto girare
aeroporti di paesi non necessariamente sicurissimi, io avevo la garanzia che tutti questi imprenditori fossero tutti quanti nello stesso aereo e che viaggiassero con il governo per andare a fare appunto accordi commerciali con controparti locali. E queste missioni sono state super gradite dai nostri imprenditori, anche perché normalmente i nostri competitor, i nostri concorrenti, francesi e tedeschi in particolare, questo lo fanno da anni. Cioè noi i governi italiani, non noi perché noi abbiamo cominciato ad accompagnarli, i governi italiani tradizionalmente hanno lasciato soli gli imprenditori che facevano esportazione, cioè gli imprenditori andavano con la loro valigetta di cartone e andavano a vendere i loro prodotti. Capite bene che è molto diverso per un imprenditore essere accompagnato dal ministro dello sviluppo economico o dal sottosegretario al commercio estero quando si arriva in un nuovo mercato ed essere introdotto al governo dell'altro paese dal proprio governo. Ti mette in una condizione molto migliore. Comunque ti mette nella condizione in cui si trova il tuo concorrente francese, il tuo concorrente tedesco. E quindi ti aiuta a posizionarti come una controparte più affidabile nei confronti di quel governo. Quindi io sono super orgoglioso che quell'aereo ci sia stato e di averlo utilizzato a fin di bene, perché è servito a dare giro d'affari e quindi posti di lavoro a queste imprese. E spero che la vendita di questo aereo, caro Toninelli, non significhi che questa buona abitudine di accompagnare gli imprenditori all'estero la perderete. Perché io vorrei sapere, per esempio, quante missioni internazionali sono state fatte sinora. Il governo è in carica dal 1° giugno e posso già rispondervi che non è stata fatta nessuna missione internazionale con gli imprenditori, anche perché il mio successore non ha ancora ricevuto le deleghe, perché non ce lo siamo mai detti, ma questa è un'altra notizia che vi do. Il governo non ha ancora mai dato le deleghe ai sottosegretari e ai viceministri, non sono ancora stati, sono stati nominati, ma non possono operare perché le deleghe non sono state date. Quindi, ripeto, si è fatto della facile demagogia su quest'aereo, però io penso, e ve lo dico guardandovi come si dice negli occhi, con grande serenità di averlo usato bene e di aver utilizzato i soldi del contribuente in un modo che è servito a far crescere la nostra economia, che era la ragione per la quale stavo al governo. Allora, io mi fermo qui, sempre chiedendovi di condividere il video o la diretta. Vi do appuntamento per domani pomeriggio. Lo dico come dire, con un caveat, però vi faccio sapere con un post su Facebook quale sarà l'ora esatta. Grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo domani. Ciao!